Chi intende far sul serio è invece Giordano, al quale i giocatori granata, e non certo per viltà, opposero il gran rifiuto. Ma i rinunci non ci stanno, io gioco per l'Ascoli, cercheremo di fare il risultato per la classifica dell'Ascoli, non ci sono rivince. Sarà come dice lui, ma l'ex partenopeo sfodera nella circostanza la più bella prestazione degli ultimi tempi e dopo appena 7 minuti inventa il tiro sul quale una maligna quanto tempestiva deviazione, forse di Zevektovic, interviene a mettere fuori causa l'Orieri. Ecco Giordano che prova a vestire i panni di Sassi. Io ho tirato, non lo so, in corsa mi sembra che qualcuno l'abbia sfiorata, però non è che abbia cambiato più di tanto la traiettoria. Poi il Torino, che aveva appena assestato le marcature e che si presenta all'appuntamento privo dello squalificato Scoro e dell'infortunato Comi, vacilla. I bianconeri trovano ampi spazi nelle maglie della difesa granata in evidente stato di shock e dilagano. L'Orieri salva su dall'olio, poi è un continuo tambureggiare bianconero con una sola squadra in campo, l'Ascoli, che non riesce però a matare il toro. Potrebbe farlo Fontolana al 40esimo, ma Benedetti salva, dicono arbitro e Giordano. Se il segnalino non l'ha dato vuol dire che il 99% ha visto bene lui. Consegnato l'episodio alla Moviola, appena il tempo di registrare un tiro di Edu, il più efficace dei suoi, e si passa al secondo tempo. Tutt'altra musica. Il Torino risorge e mette sotto l'Ascoli spesso in affanno. Pazzagli fa gli straordinari e se non li fa lui ci pensa la traversa su deviazione di Bresciani. Ma il toro a testa bassa carica solo al centro e l'Ascoli tiene botta. Ma anche questa è un'opinione sua personale, d'altra parte era una squadra che ci ha coperto abbastanza bene queste fasce laterali, abbiamo cercato di sfondare in mezzo, chiaro che difficilmente, più difficile è sfondare centralmente che non sulle fasce laterali. Si sprecano le occasioni per i granata, ma sono imprecisi e l'Ascoli, probabilmente con pieno merito, conduce in porto tra inenarrabili e divertentissime sofferenze di Rozzi un successo che vale davvero oro. I 5 minuti concessi di recupero dall'arbitro consegnano alla Moviola un atterramento di Zevektovic, apparso ai più del genere rigore sacrosanto, ma non a Magni. Ma è una grossa sofferenza perché col primo tempo potevamo benissimo chiudere come minimo 2-0. Purtroppo invece il secondo tempo è stato un terribile, non veniva mai questo tempo. Gliel'abbiamo fatta, sai, il fatto di... Siamo un po' sempre preoccupati perché in casa non abbiamo avuto mai successo, e allora abbiamo tanta paura.